Tanta paura questa mattina a Napoli, nei pressi della scuola Ada Negri, nel quartiere delle Case Nuove, dove un uomo di 64 anni, originario di Casal di Principe, è entrato armato di pistola all'interno del plesso scolastico, aggirandosi indisturbato nei bagni della scuola. Bloccato dai genitori degli alunni, l'uomo messo alle strette dalla folla inferocita ha estratto e puntato la pistola che, secondo alcune testimonianze, si sarebbe inceppata. Ho visto questo signore che è entrato, già venerdì è entrato nella scuola e ha fatto pipì nei bagni dei bambini. Venerdì, stamattina è ritornato chiedendo della maestra Giovanna, dopodiché l'abbiamo fermato noi mamme del quartiere a questo signore perché lui voleva scappare, abbiamo chiamato le forze dell'ordine, dopo un'ora e mezza si sono presentati, però nel frattempo lui ha cacciato una pistola e ha minacciato un papà di un bambino. La pistola si è inceppata che si è bloccata, ma se non si era inceppata era successa una strage davanti a noi, davanti ai bambini. Io stavo andando a casa, ho visto mia figlia che diceva c'è un signore che è andato nella scuola e tutti correvano dietro. Io ovviamente da nonna sono corsa pure io. Sono andata vicino e ho detto cosa vuoi, cosa volevi. Io sinceramente stavo buttando. Al momento che glielo stavo buttando, ha cacciato la pistola. E se non era per quel ragazzo che adesso è andato in commissariato, chi c'era accesa tutto quanto? La protezione ai nostri bambini chi ce li dà? La protezione ai nostri bambini chi ce li dà? Cioè, se chi sta faceva una strage da scuola? Io voglio capire, bambini mo, cioè, chi li calma, chi gli fa capire? Cioè, bambini terrorizzati, ora come succede? Secondo il racconto di alcuni testimoni, il 64enne era stato trovato dalla bidella della scuola già venerdì scorso nei bagni. Aveva giustificato la sua presenza dicendo che stava cercando la maestra Giovanna. Di nuovo oggi la stessa scusa. E quando è stato accertato che le due docenti della scuola che hanno questo nome non lo conoscevano, l'uomo è stato allontanato dalle mamme dei piccoli alunni. Sono state loro a bloccarlo ed evitare che fuggisse in attesa che arrivasse la polizia. Poi un papà, approfittando del momento di distrazione dell'uomo, è riuscito a disarmarlo. Ora il 64enne è in questura e la sua posizione è al vaglio degli inquirenti, ma la rabbia dei genitori è tanta. Questo signore è venuto pure venerdì, loro hanno domandato cosa volevate, i bidelli hanno chiesto cosa volevate, a chi volete lui ha detto alla signora Giovanna. Se ne sono già da venerdì dovevano chiamare la polizia, già da venerdì l'hanno fatto ritornare stamattina e quello che stava succedendo stamattina alla signora Giovanna esiste in questa scuola. Chiediamo le forze dell'ordine fuori alla scuola per i bambini, per tutelare i bambini, per quello che è successo oggi vogliamo la polizia sotto la scuola, se no i bambini non vanno a scuola, e le telecamere per quello che c'è al di fuori di questo pazzo, per altre cose pure. Mi auguro che adesso che l'hanno arrestato si risolve tutto, perché non si può vivere così. Fate qualcosa, non si può vivere così.